Le Castella, una frazione di isola di Capo Rizzuto sulla costa ionica della Calabria, fu oggetto di tante leggende e addirittura, secondo alcuni studiosi, l'isola di Calipso, descritta da Omero nella sua Odissea, sarebbe da collocarsi proprio nelle vicinanze del borgo. La celebre fortificazione, di probabile origine magno-greca, sorge su una piccola penisola protesa sul mare. La fortezza, edificata nel XV secolo, non fu una residenza fortificata stabile per nobili o signori, quindi non può essere considerato un castello, ma piuttosto un fortilizio o roccaforte. Nel forte, oltre alla cinta muraria con il mastio e i vari scompartimenti militari, vi erano edifici civili e religiosi, perché all'interno vi era anche la presenza di un borgo che non ospitava esclusivamente guarnigioni, ma anche chi abitava nella zona. La fortezza ebbe varie modifiche architettoniche nel corso dei secoli, a seconda dei governanti e delle esigenze difensive. Molte parti dell'intero corpo sono state costruite in epoche diverse. L'attuale roccaforte poggia su fondamenti risalenti al periodo magno-greco, 400 a.C. Utilizzata nel tempo anche da Romani, fu il rifugio di Annibale in ritirata. Ancora oggi è possibile notare le diverse fasi edilizie sovrapposte, le une alle altre in epoche diverse. Normanni, Svevi, Bizantini, Angioini e Aragonesi, che elevarono sui muraglioni greci possenti difese castellane modellate secondo i tempi. La fortezza, continuamente attaccata dai turchi, rimase popolata fino agli inizi dell'Ottocento, anno in cui la popolazione si trasferì sulla terraferma, dando vita a un piccolo borgo di marinai, che oggi è l'attuale centro turistico. La fortezza aragonese, quasi interamente restaurata, è oggi caratterizzata da alcune stanze, la sala video, la sala foto e la sala Flurio, un borgo antico con i resti di una piccola chiesetta e una cappella, i bastioni panoramici, la torre risalente al XIII secolo, che è il punto più alto della fortezza. E qui sono sui tetti, potremmo dire, sulla copertura di questo meraviglioso Le Castella.